Un'opera dal titolo Il Volontario, dedicata ai volontari che hanno prestato il proprio servizio durante il periodo del Covid e che quotidianamente svolgono le varie attività legate alla vita della comunità. L'opera Il Volontario, realizzata dall'artista Riccardo Leodor Venturi, è stata inaugurata dal comune di Montelabate all'inizio della frazione di Osteria Nuova. Questa è un'idea che è nata dal periodo buio del Covid, dove i volontari, tutti, la protezione civile per prima e la Croce Rossa, hanno veramente sostenuto tutti i cittadini di Montelabate. Successivamente poi sono stati chiamati anche ad affrontare altre emergenze e quindi è un riconoscimento al volontariato in generale, ma principalmente ai volontari che operano nel nostro comune. Ci siamo sentiti in dovere di farlo e l'abbiamo voluto fare con un artista residente nato nel nostro comune e soprattutto riproducendo le cose importanti che fanno parte dell'identità del nostro comune, come la pesca. Anche perché i volontari, la protezione civile sono stati veramente preziosissimi nel Covid, ma anche nelle attività di tutti i giorni, penso alle manifestazioni, organizzazione, viabilità, tante cose, no? Senza volontari certe volte è anche difficile organizzare gli appuntamenti. Sì, allora in effetti i volontari vengono impiegati ad ampio raggio e molto spesso sono il braccio operativo del comune, perché con la limitazione delle risorse non riusciamo neanche ad assumere il personale sufficiente. Oltre a questo riescono a portare avanti tante altre attività, come anche la divulgazione dell'essere volontario. Questo è molto importante, perché pensare, la parola volontario è una parola facile da dire, no? Anche forse, vogliamo, forse anche insignificante, invece racchiude una sensibilità verso il prossimo e verso il proprio territorio dove si abita, e questa è una cosa veramente molto importante. Tra l'altro io vengo da quel mondo e quindi forse mi sentivo quasi in obbligo di poter far qualcosa per loro. La presentazione è stata lunga, perché sia dal scegliere, diciamo, l'idea, perché ho presentato più progetti col sindaco, sia anche per realizzare e trovare le persone che riuscissero a trovare sia i fondi ma anche i materiali per realizzare questa installazione. Quindi il lavoro è stato tanto, diciamo che se non fosse per comunque la caccia a queste persone che hanno contribuito a realizzare questo lavoro, non saremmo mai riusciti a concretizzarlo, quindi è stato quasi più quello forse che la realizzazione in sé. Il contenuto dell'opera, il tema, quello del volontario, in che modo ti ha ispirato nel tuo lavoro? Allora, era un tema in cui mi sono chiesto quale può essere il colore del volontario, un volontario inteso come concetto anche etico e di pensiero, no? E persone che si dedicano ad altre persone senza neanche conoscerle, e non poteva altro che essere un colore primario, quindi il magenta. Quindi la base di questa installazione è un colore magenta su cui sono state dipinti dei fiori di pesco, uno dedicato ad ogni volontario che sotto pandemia ha sostenuto il comune di Montelabate. E diciamo che il dialogo voleva essere anche un dialogo proprio che toccasse con radici la terra, quindi questo territorio, al di là dei confini che sono, diciamo, queste sorte di tavoli o mappe che contengono questi fiori di pesco, quindi questa citazione, abbiamo trasportato un pesco reale in cui diciamo che tutto tenta di essere un dialogo tra natura e installazione, quindi mentre queste due piane vanno dall'acqua quando piove al pesco, e il pesco, quando sbocciano i fiori e cadono, sono nuovi, poeticamente nuovi volontari che vanno ad aggiungersi al territorio di Montelabate. Quest'opera è un'opera importante per Montelabate, per il territorio, qui poi molto visibile, la vedranno tutti. Sì, abbiamo scelto questo posto appunto per quello, perché ci passano tante macchine all'ingresso del paese di Osteria Nuova, rappresenta tutto il comune, infatti anche l'opera è realizzata seguendo i confini del territorio comunale, che non è contiguo, e quindi questo ha contribuito a rendere ancora più apprezzabile l'opera, perché è molto più significativa. Ha richiesto diverse difficoltà nella realizzazione, ma questo è stato bravissimo Riccardo Venturi e Leodore, che ha messo tutto il suo impegno per riuscire a elaborare quello che gli avevamo chiesto. Siamo un gruppo formato da 23 volontari e operiamo per tutto il comune di Montelabate, e oggi siamo qui invitati
e ci fa piacere per questo monumento dedicato al volontariato, di cui noi facciamo orgogliosamente parte e siamo onorati di questo qua, insomma, di questa inaugurazione. Il vostro è un lavoro quotidiano, ovviamente c'è stato, no, il periodo duro del Covid con tante attività, ma poi ogni giorno la viabilità, le scuole, l'organizzazione di eventi, è un lavoro da volontario, ma è un lavoro vero e proprio, bisogna prenderlo col giusto impegno, immagino. Sì, ci siamo dati da fare molto per nel periodo del Covid, quindi nel nostro comune abbiamo diciamo rifornito diciamo quelli del nostro territorio che aveva bisogno di medicinali e abbiamo provveduto a fargli la spesa, insomma ci siamo adoperati un po' in tutto, ecco, quello che potevamo fare nel nostro, per quello che insomma potevamo risolvere, l'abbiamo fatto ben volentieri, ecco, sono stati 2 anni difficili, però li abbiamo superati con successo.